Noi che siamo in qualche modo al pubblico avvertiamo questa grande responsabilità di creare sinergia per circoscrivere il problema della ludopatia. Prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, questi i principali obiettivi dell'accordo firmato tra Confcommercio Toscana e Regione. Da tempo la Toscana è impegnata in azioni di contrasto a ogni tipo di dipendenza e quella da gioco d'azzardo sta diventando sempre più preoccupante, coinvolgendo un numero crescente di persone di tutte le età. L'intesa fa leva sulla formazione per preparare gli addetti del settore a riconoscere e gestire eventuali comportamenti di gioco patologici tra i loro clienti. E i nostri esercizi, i nostri pubblici esercizi devono essere intesi come luoghi della socialità e non certo del vizio e degli eccessi. E in questa direzione, come Concommercio, stiamo come prima regione insieme in Italia, insieme alla regione toscana, proprio ad creare questa sinergia per creare consapevolezza nei nostri colleghi imprenditori. Dare un messaggio ai consumatori che nei nostri luoghi sono sicuri. Per regolare il gioco d'azzardo legale e contrastare quello illegale, che al momento rappresenta l'1% del PIL, si passa dunque attraverso la formazione obbligatoria di chi gestisce le sale gioco, ma anche attraverso la prevenzione, l'informazione e la tutela delle fasce più deboli della popolazione. Se chiude la legalità, legittimiamo l'illegalità. E questo è il senso di questo impegno concreto come rete dei pubblici esercizi che adoperano i giochi all'interno delle nostre attività, e come Concommercio rappresentiamo ben l'80% degli operatori, e siamo qui proprio per condividere questa assunzione di impegno e di responsabilità con le istituzioni.